Da dove salteranno fuori me contro te? A. Da sotto il letto. B. Dall'armadio. C. Dalla porta. Noi lui e lei Sofì e insieme siamo in me contro te. Chi di voi ha indovinato che saremmo usciti dall'armadio? Come potete vedere, oggi non ci troviamo a casa a Milano, ma siamo in un posto davvero speciale. Vi ricordano niente questa tipologia di finestre? Questo stile d'arredamento? L'eleganza? Ebbene sì, siamo a Londra. Che sta facendo? Aiuto. Buongiorno Londra. Hello. Hello. Ok, chiudiamo. Saluto, fatto. Ma sicuramente vi starete chiedendo: cosa ci fanno due carciofini a Londra? Siamo qui per fare delle cose fighissime. Non so se avete notato questi sacchetti qui alle nostre spalle. C'è scritto 101 Dalmatian Street. Siamo qui in versione dalmata in occasione dell'uscita della nuova serie su Disney Channel 101 Dalmatian Street. Siamo proprio qui perché i 101 dalmata della serie 101 Dalmatian Street vivono a Londra. Non so se l'avete sentita, ma qualche giorno fa sul canale di Disney Channel è uscita una delle canzoni della serie cantata proprio da noi. Il titolo è 101 per voi e non ci crederete, ma elenchiamo uno dopo l'altro i 101 dalmata protagonisti della serie. Ah, aspettate, 101 dalmata i quali nomi iniziano tutti con la D. È stato un vero e proprio show in lingua. Dylan, Dolly, Doggy, Dante, Laila in più. Ecco Destiny, Dalla, Sen, Deja Vu. Tubaco, Diego, Daphne, Divia, Doris, Devorak, Dolly, Dolce vita, calma, Donna calma, Maria, calma. Di ondo signore. Scendi, mamma mia, è impazzita, ragazzi. Non si ferma più. Calma, guarda un po'. Ok, ok, calma, calma. Qua. Oh, vieni qua. Disco, sì, di sì, brava, brava. Tutti. Perfetto, chiudiamo qua. Ole. Ah, un problema risolto. Oh, mamma mia, è uscita. Ok, mi calmo, va bene. Ragazzi, non ci posso fare niente, più forte di me. Quando sento parlare di piccoli cuccioletti, mi sale l'euforia. È troppo bello. Guarda, basta, ok. Noi vi invitiamo a guardare la serie perché è davvero super divertente e perché insieme ad Dalmata vivrete migliaia di avventure. Ma tornando a noi, guardate qui che bello. Abbiamo trovato queste due sorprese dentro la stanza. Cosa ci sarà mai qui dentro? Le andiamo a spacchettare insieme? Vai con l'unboxing! Prima di tutto, vedo qui un peluche. Che carino! È bellissimo! Anche nel tuo sacchetto c'è un peluche. Poi abbiamo due, credo, borracce. Io amo le borracce. Che carino, guardate che belle, a forma di bottiglia. E poi nel tuo sacchetto non c'è più niente? Ma come? E nel mio c'è questa scatolina qui. Ma perché era solo nel tuo quella scatolina? Perché sono più simpatica, bella e gentile. Vabbè, apri, scopriamo cosa c'è dentro. Wow! Sono i biscottini a forma di dalmata. Mio. Io mangio l'osso. Yeah! Davvero buonissimi. Però adesso, bando alle ciance, lasciamo i biscottini qui perché dobbiamo andare, abbiamo un appuntamento. Oggi andremo in un posto speciale. Ci aspetta una giornata piena d'avventure, quindi andiamo. Col vento le orecchiette della mia felpa si alzano e diventerò da coniglio. Comunque ragazzi, andremo in giro con questo Super London. Siamo pronti? Arrivati! Eccoci qui a Dalmatian Street. Ed eccoci ufficialmente al 101 di Dalmatian Street. Facendo un dalmata, è bellissimo. Un palloncino dalmata? Come si fa? Stupendo, ragazzi. Non ho mai visto niente del genere. Sarà difficilissimo. Una spada? Lui, ma che c'entra la spada? Sarà un cuccioletto. Tutto piccolo, 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 a macchiette. Ancora è bianco. Poi come fa a fare le macchie? Ok, thank you. Ragazzi, guardate il risultato finale, meraviglioso! Ha pure messo il palloncino giallo perché è il mio colore preferito. Come faceva a saperlo? Siamo nella prima stanza della casa e insieme a noi c'è Dylan e Dolly. Che carini! Insieme a tutti questi accessori bellissimi. Wow! Ulala! Mi è andata una piuma di traverso. Wow,
guarda che carine. Ho le doppie orecchiette. Però queste mi piacciono molto di più. Posso tenerle? Ok. Posso tenerle? Sì, che bello. Perfetto, sono la persona più felice del mondo. Eccoci nella seconda stanza. Siamo di nuovo con la donna dei palloncini di poco fa. Però mi sa che qualcosa le è sfuggito di mano. Wow. È una stanza piena di palloncini. E udite udite, in mezzo a tutti questi palloncini si trova un osso. E io e Luigi dovremmo sfidare chi lo trova prima. Quindi ci siamo, sta iniziando la gara. Vince chi trova più ossa nel minor tempo possibile. Via. Via. Allora ne ho trovato uno. Yeah, prima. Dove l'hai trovato l'osso? Mamma mia. Cos'è, una spada? No! Sta vincendo lei! Mamma mia! Lui, non devi scoppiarli! Ma non li sto scoppiando! Ciao, dove sei? Aspetta! Ho trovato un altro otto! Siamo 2-2! Manca l'ultimo, chi la troverà per primo? Sono due ossa! Aspetta, forse ci siamo! Manca solo l'ultimo! Via, fai via, questa è la mia zona! Aiuto! Continuano a scoppiare, non mi devi scoppiare, già come te la devo dire. Aspetta, aspetta, forse vieni qua. Un attimo, ci siamo quasi. Non mi ho vado. Sì. Ma no, è volato via. Ma così non male. Ho vinto. Vincerò le altre sfide. Yes. Yeah, yeah, mini. Ok, possiamo andare. Sophie? So. Dove è finita, Sophie? So, dove sei? Sophie! Oh, mamma mia, ragazzi, è scappata! Non c'è più! È rimasta sommersa dai palloncini! Sophie! So! Non mi far preoccupare, dove sei? È qui dentro? Aiuto. No, non c'è... Oh, aiuto! Sento okay. La tua voce! Ok! Ma che fai qui sotto, carciofina? Ok! Ce l'ho fatta! Ero rimasta sotto i palloncini! Bellissimo! Esperienza incredibile. Andiamo, dammi la mano e non ti perdere più. Andiamo a vivere la prossima esperienza. Stavamo andando via quando mi sono resa conto di non avere più il telefono in tasca. Probabilmente è caduto durante la sfida. Dov'è? L'ha trovato. Grande, grazie, thank you. Non ci avrei mai creduto. Mamma mia, che spavento. Pensa a me. Adesso è il momento di ballare. Abbiamo qui due istruttori super bravi che ci hanno spiegato una piccola coreografia che adesso andremo a fare insieme. Infatti non so se lo notate, ma già siamo sudati. Ok, okay. Vai, siamo ci pronti siamo. We have the amazing Sophia and the amazing Luigi. Let's go, guys. Yes. Stiamo per entrare nella stanza segreta di Dorothy. Cosa ci aspetterà lì dentro? Ci sono i cuccioli di Dalmata! Non ci credo! Ma che carini! Sono minuscoli e ce n'è anche uno gigante! Ciao Dalmata, ti posso toccare? Aiuto, aiuto! Calma! Guardate che bello, è tutto a macchie! Che meraviglia! Che carino! Ho un dalmata in braccio, chi l'avrebbe mai detto? Ho un cucciolo di dalmata in braccio. È morbidissimo. Sei bellissimo. Vuoi fare il saluto alle trote? Yeah, yeah. Nini, nini. Se il Ray sapesse che ti abbiamo in braccio sarebbe veramente molto geloso. Ragazzi,
ci siamo armati di foglietto e matita, sì, perché stiamo andando a fare una lezione di disegno. Niente poco di meno che con gli animatori della serie. Wow, complimenti. Andiamo, non vedo l'ora di imparare qualcosa. Mi sta tatuando Dolly. Io sto per fare il tatuaggio. Ovviamente è finto, non permanente. Mamma mia, sta per iniziare. Siamo? Non è riuscito. Sono rimasta malissimo. Tatuaggio finito. Guardate qui, vi piace? È bellissimo. Andiamo a vedere Sofì che sta combinando. Stavolta è riuscito, infatti la stiamo ultimando. Wow, sarà bellissimo alla fine. Sì, sì. Guardate che meraviglia, è stupendo. Sbrilluccica tutto. Wow, non voglio toglierlo. Guardate che meraviglia, ho pensato di farmi truccare anche l'occhio con i glitter. Sei ufficialmente un dalmata adesso. Wow, non so più parlare, adesso abbaio soltanto. Giornata incredibile di oggi si conclude qui. Speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E mi raccomando, seguite tutte le avventure dei 101 Dalmata della serie 101 Dalmatian Street solo su Disney Channel. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!